Ciao a tutti e ben ritrovati alle puntate di Assalto Imperiale modalità schermaglia. Mi ritrovo a parlare in questi video tutorial e oggi vi andrò a parlare dei mercenari rodiani. Un'ottima aggiunta per ogni lista feccia che si possono rivelare utilissimi per qualsiasi lista. Vi assicuro che per il loro costo valgono pienamente. Cosa troviamo quindi in questo pack? In questo pack troviamo le due carte schieramento dei mercenari, normali e elite, e in più un'altra carta schieramento, un attachment, cioè l'Astro Resort, che è Estremi Rimedi. Queste tre carte sono ottime, tutte e tre, anche questo attachment, e in più troveremo all'interno quattro carte tattica, che sono due copie di Versailles Sfuggente, una copia di Scorta di Contrabbando, e infine una copia di niente, nessuno di importante. Oltre a questo, ovviamente troviamo una missione skirmish, fognature di Nar Shaddaa, e poi tutta la parte relativa alla campagna che per oggi non tratteremo. Ora, iniziamo a osservare le carte schieramento. Se partiamo partendo dalla carta normale, notiamo come questi mercenari costino solo 4 punti, 2 punti ciascuno. Siano dei contrabbandieri e abbiano diversi poteri speciali. Quali sono questi poteri? Se andiamo a vedere, allora, hanno 3 di salute, tipico per una miniatura che costa solo 2 punti, 5 di velocità, quindi parecchio veloci, ottimi per correre, per raggiungere obiettivi, raggiungere in fretta dei terminali, raccattare oggetti e correre indietro verso la base e così via. Difesa di dado bianco. E attacco giallo-verde. Come impulsi vediamo un più un danno, un più un pierce e un più uno di accuracy. Facilmente ne riusciremo a usare due di questi poteri per turno, perché fra giallo e verde abbiamo un notevole bacino di impulsi generati. Come danni si potranno infliggere facilmente due danni, magari tre, però due danni potrebbero essere accettabili contro altre miniature, perché alla fine, sì, alla fine due danni puliti dopo aver rimosso gli scudi si possono infliggere. Andiamo però a osservare le abilità speciali. Qui troviamo il bene e il male. Ora, questi topi, perché alla fine sono topi, no, hanno un potere che li svantaggia molto. Disposable, che dice che praticamente. Quando tirano il dado bianco difensivo, nel caso ottengano il simbolo di schivata, il simbolo di schivata è annullato. Di conseguenza, ciò rende il loro dado bianco abbastanza inutile. Nel senso, facilmente, se subiranno un colpo, tenderanno a morire. A meno che la miniatura che gli sta sparando abbia parecchia sfortuna o faccia parecchio schifo, loro moriranno in un colpo. Questo è un problema? No, non è affatto un problema in realtà, perché il loro obiettivo è fare la loro azione e poi magari anche morire. Nel momento in cui muoiono, si attiva il secondo potere. Nel momento in cui subiscono tanti danni pari alla propria salute, possono sparare, interrompere e sparare contro qualsiasi bersaglio, non per forza la miniatura che ha sparato loro e li ha uccisi. Di conseguenza, se hanno già agito durante quel turno, nel momento della loro morte potranno fare un secondo attacco. E se ci pensate, per delle miniature da due, ciò è assolutamente vantaggioso. Spesso, se la miniatura avversaria è ferita o comunque non ha troppa vita, potrebbero riuscire addirittura a portarsi con sé la miniatura che ha sparato loro e li ha uccisi. Di conseguenza, ciò li rende degli ottimi topini, perché nel senso valgono solo 2 punti ciascuno, però possono fare parecchi danni, sono estremamente mobili e sono davvero davvero utili nello skirmish. Ora, tendenzialmente l'avversario tenderà a spararli da quando si è piuttosto lontani, perché l'output del giallo-verde ha poca accuracy. Se ci pensate, il giallo può anche fare 0 e il verde fa da 1 a 3, quindi dovremmo basarci un po' sugli impulsi, col più 1 di accuracy. Però non aspettiamoci di colpire tanto lontano, nel senso, già se si colpisce a distanza 3 siamo belli contenti perché è un buon risultato.
Ora, passiamo a vedere l'altra carta, la carta Elite. Cosa succede nella carta Elite? Costa 6 punti, perché ogni mercenario a quel punto costa 3. E questo perché, di fatto, sugli impulsi perde Pierce per guadagnare un altro più uno danno, e perché guadagna un paraimpulso al risultato difensivo. Valgono tutti questi punti? No. Non cambiano le altre abilità, oltre a questo guadagna solamente uno di vita. E soprattutto guadagna un qualcosa di difensivo, soprattutto un paraimpulso, non uno scudo aggiuntivo, che sul dado bianco non serve a molto, ma soprattutto che va a cozzare con l'obiettivo stesso dei mercenari rodiani. Nel senso, il vostro obiettivo sarà che muoiano prima o poi, in modo da fare un attacco aggiuntivo. Se voi li difendete di più, non funzionano bene. Soprattutto, hanno valgono 6 punti, nel senso, sono troppo. 6 punti per due affarini con pochissima vita, ad ogni modo hanno solamente 4, non è che guadagnano molto da 3. Non valgono la candela. Ora, cosa possiamo trovare insieme a delle carte come questi mercenari rodiani? La carta attachment che si trova in questo pack è la Stresorta. Questa carta, Estremi Rimedi, si adatta perfettamente ai mercenari rodiani. Questo perché? Perché di fatto è un'altra di quelle carte utili per le missioni suicide. Cosa ci dice? Ci dice che possiamo consumare questa carta quando una figura nel gruppo a cui è stata assegnata ha subito tanti danni pari alla propria salute. In quel momento, prima che venga distrutto, prima che venga uccisa la miniatura, si tira un dado rosso. Tutte le miniature adiacenti e tutti gli oggetti adiacenti subiscono tanti danni pari al risultato del dado rosso. Ora, immaginate un mercenario rodiano. Uno con 3 di vita, uno di quelli normali. Si mette in mezzo ai nemici, viene ucciso ed esplode. Esplode infliggendo un dado rossi di danni. Un dado di rossi danni diretti, come un Banta circa. Comunque, capite bene che questa carta è molto utile. Ora, magari sui mercenari rodiani può essere non troppo comodo perché hanno sommigliature piccole. Su miniature 2x2 o 3x2, questa carta diventa molto interessante, soprattutto nel caso di miniature massicce che spostano tutte le miniature che calpestano e le mettono adiacenti a sé. Per esempio, immaginate un Banta con Estremi Rimedi. Ha mosso, si è messo in mezzo all'esercito avversario, viene ucciso, tira un dado rosso aggiuntivo su tutti quelli adiacenti. Vi assicuro che può funzionare, è parecchio carino. Ora, quindi, viste queste carte schieramento, passiamo invece a osservare le carte comando che si accompagnano a questo pack. Quali sono? Nessuno di importante è una carta che è stata corretta con le ultime FAQ, perché faceva riferimento al costo del gruppo e non al costo della singola miniatura, che di fatto porta a valere l'ultima miniatura nel gruppo che muore 2 punti in meno. Costa 0, una carta che se non si sa cosa mettere può sempre funzionare, perché sono quei 2 punti che magari a fine partita possono fare la differenza tra la vittoria e la sconfitta. Poi, cosa abbiamo? Abbiamo due carte interessanti, di cui una che può essere utilizzata sia su contrabbandieri che su spie. In generale, i contrabbandieri e le spie sono carte poco resistenti ai colpi, che hanno il dado bianco difensivo, non troppa vita. Di conseguenza, questa carta può essere molto molto interessante. È bersaglio sfuggente, ne troviamo in doppia copia, si può mettere due, se ne possono mettere due. Costa 2. E questa carta cosa fa? Quando una miniatura ostile entra in una casella adiacente, ci permette di effettuare un movimento. Se ci pensate, soprattutto sulle miniature che utilizzano attacchi in mischia, questa carta è micidiale. Generalmente le spie e i contrabbandieri muovono di 4-5. Di conseguenza, se
Se quelli hanno mosso per venirci vicino e attaccare, noi a nostra volta potremmo muovere lontano, probabilmente raggiungendo una distanza tale da non essere raggiunti dall'attacco. Facendo così, potremmo fare addirittura perdere un'azione di attacco a una miniatura avversaria. È molto molto comodo. Oppure immaginate un Nexu che balza, entra in una casella adiacente alla vostra, voi vi spostate, il Nexu non può fare l'attacco. Oltretutto ha già utilizzato un'azione per fare l'attacco, di conseguenza perde l'azione di attacco. Quindi può essere comoda, ve la consiglio se vi basate tanto sulle spie. Anche su una Leia, per esempio, può funzionare bene. Ad ogni modo, cosa c'è ancora? Abbiamo le scorte del contrabbandiere. Questa carta può essere utilizzata solo da dei contrabbandieri, vale un solo punto. Quindi non tanto, anzi, per quello che fa, se avete una lista di contrabbandieri può essere davvero davvero utile. E vi permette, ha tre effetti possibili, di cui uno vi permette di recuperare 2 di vita, che se ci pensate è ottimo, perché per esempio con recover, con recupera vita se ne possono recuperare 2 normalmente, con la carta da zero, la carta comanda da zero. Con Cuore della Libertà si hanno anche degli altri effetti, però anche lì se ne recupera, si recupera 2 e poi. Poi però lì costa 2 punti quella carta comando. Quindi può essere molto comoda. In più si può decidere di applicare un impulso aggiuntivo al proprio attacco. Quindi a seconda di chi sia e se si ha bisogno di impulsi o meno, può essere sempre utile. Oppure, per tutto il resto del turno, applicare un pari impulso al proprio risultato autodifensivo. Se vi ritrovate in mezzo alla mischia, può essere sempre molto comodo. Di conseguenza, questa carta risulta essere piuttosto flessibile e parecchio vantaggioso. Ripeto, spesso gli smuggler vengono messi in delle liste senza che siano il core, che siano il cuore della lista stessa. Si basano magari, sono personaggi di supporto, mentre altri personaggi saranno quelli a fare i danni. Però, soprattutto adesso che adesso ne usciranno altre, vi assicuro che i contrabbandieri possono tornare a essere molto utili e essere lo stesso cuore della propria lista. Ad ogni modo, in una lista mercenaria io ve li consiglio i mercenari italiani. Vi assicuro che valgono tutti i punti che costano, cioè pochissimi. Altre liste divertenti potrebbero essere, visto che Estremi Rimedi non è una carta unica, qualcuno ha pensato anche di schierare liste con mercenari rodiani multipli con estremi rimedi attached. Ciò comporta schiere di mercenari assassini suicidi che vanno in giro per il campo a sparare, a farsi sparare, a sparare a loro volta e infine a esplodere. Potrebbe essere estremamente divertente come lista da giocare. Magari provatela. Ad ogni modo, per questo pack è tutto. Un caro saluto e ci rivediamo alla prossima puntata.